Moto Show 2017, la passione continua, gli espositori aumentano, le gare in pista aumentano, ritorno alla Ferrari, c'è Cairoli che porterà tantissimi tifosi al Memorial Bettega, ci sono tanti convegni per i giovani, si parla di auto, si ragiona sull'automobile. Quali sono i motivi per cui la gente dovrebbe continuare a credere nel Moto Show? Ma noi abbiamo, diciamo, la speranza di ricreare intorno all'automobile un interesse a tutto quello che riguarda i motori, l'automobile, per cercare di ricreare quella passione per l'automobile che è stata tradizione, no? Dell'Italia. Noi abbiamo i marchi più importanti al mondo e quindi è importante per noi ricreare questo evento. Non lo chiamo volutamente salone, ma è l'evento della passione automobilistica. Quindi cerchiamo di riportare a Bologna, no, questa atmosfera di passione, di divertimento, di intrattenimento, e chi, per chi è, diciamo, che ha nel DNA proprio l'automobile. Quindi questo è il nostro obiettivo. Perché poi il Moto Show, anche in questa nuova edizione rimodellata da Rino Drogo negli ultimi 2 anni, ti dà sempre la possibilità di vedere, di toccare, insomma, di gustarti l'auto come non riesci a gustartela magari in altri saloni o soltanto andando a spulciare i siti internet come ormai fa la maggior parte delle persone. Sì, il nostro obiettivo è proprio questo, la possibilità di interagire con le vetture, perché oltre a vederle statiche in forma, diciamo, espositiva, e ce ne sono perché ci sono anche chi vuole questo, noi diamo la possibilità di provare le auto, perché ci sono delle aree destinate alle prove, c'è l'area fuori strada, ci sono le aree dedicate delle case, c'è la possibilità di provare le macchine in pista, quindi è la possibilità poi di vederle dal vivo. Ma soprattutto noi cerchiamo, questa nuova formula che noi abbiamo dato al Motor Show è di dare l'occasione di vedere e di provare delle emozioni che normalmente non si provano andando in una concessionaria o andando su un sito internet. Perché faccio un esempio: noi nel padiglione 26 abbiamo radunato il meglio della, diciamo, dell'automobilismo sport, dell'automobilismo e del motociclismo sportivo, perché ci sono tutte le più importanti scuderie al mondo. Quindi la possibilità di vedere auto rivivendo l'atmosfera della pit lane. Quindi è una cosa totalmente nuova che non era mai stata fatta, e soprattutto con una quantità di moto e di macchine mai viste. E poi quest'anno si segnala anche il ritorno delle moto, comunque 4 e 2 ruote, quindi insomma la passione, come dice lo slogan, è a 360 gradi. Sì, io di questo sono particolarmente soddisfatto, perché le moto erano una tradizione del Motor Show che si era persa ormai circa 12-13 anni fa. Noi quest'anno ricominciamo a riportare le moto, abbiamo le moto in forma statica con marchi che ci hanno creduto e hanno portato anche delle novità come la Suzuki, la Honda, abbiamo la Harley Davidson, abbiamo grazie a un concessionario importante, il più importante concessionario d'Italia, abbiamo anche Triumph e BMW, insomma anche da questo punto di vista cerchiamo di tornare un po' alle origini, e poi le moto in pista, quindi c'è tutto. Perfetto. Grazie.